tifosi erano anni che non vivevamo un momento del genere. Questo è vero, questo è vero, anche perché quest'anno, insomma, al di là degli errori in campagna acquisti, perché manca sto benedetto centrale, insomma, poi alla fine si spera che si arrivi almeno in Europa League. Senti Riccardo, secondo te domani chi la farà la partita? Perché la Lazio ormai ci è abituata a fare la partita, no? Scende in campo per ottenere, comunque per vincere, anche dalla prima giornata, no? Anche a Milano ha fatto la partita, poi vabbè, i problemi della difesa sono quelli che sono. La Juventus però non è una squadra che si mette ad attendere e parte in contropiede, quindi secondo te chi comincerà a inizio a fare la partita e ad attaccare? Bella domanda, perché bisogna dare una risposta. La Lazio quest'anno ha sbagliato solamente due partite, quella di Empoli e quella con l'Udinese in casa, però con l'Udinese in casa avevamo l'attenuanti di quella maledetta partita con Genoa e ci siamo portati problemi anche con l'Udinese in casa, perché visto che in quella partita molti giocatori infortunati, cambiati, e invece ad Empoli invece ho visto proprio una brutta Lazio, ecco, con una squadra titolare, anche se molti deficit di difesa, però ho visto una Lazio rinunciataria, ecco, una Lazio che è arrendevole. E con la Juve mi auguro che la Lazio invece attacchi, che prenda l'iniziativa e che attacchi la Juve fin dall'inizio, perché se vuole avere almeno la speranza di vincere deve fare così, altrimenti se lasci il pallino alla Juve, ragazzi, Ludo, Terzo, Llorente, Morata in avanti, il gol te lo possono fare, e poi per la Lazio è difficile rifare un gol alla Juve, perciò mi auguro con tutto il cuore che la Lazio prenda l'iniziativa e che attacchi dall'inizio, Poi con la Juve, sai, ci potrebbe anche diventare un po' un problema psicologico, perché loro si stanno giocando comunque l'accesso negli Stati Champions, perciò dopo un po' potrebbe anche magari dare in barca, no? Se vede che magari sta perdendo oppure gli sta bene lo 0-0. Vediamo, è una partita complicata, È vero, sì, è una partita molto 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 complicata. Sta di fatto, Riccardo, che però insomma, se la Lazio batte la Juventus, insomma, voglio dire, comincia adesso, ma al di là della sconfitta di Empoli, però comincia la classifica a avere un certo peso, no? Cioè, una vittoria a casa con la Juventus, la classifica ha un peso anche per chi tu hai affrontato e con chi tu hai battuto, quindi magari è un'occasione. È vero che è difficile, perché la Juventus è una grande squadra, almeno per calcio italiano, però insomma. E poi l'altra cosa, la Lazio in queste 11 partite ha fatto 6 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, 21 gol fatti, 13 subiti, cioè dimostra la sua propensione al gioco diciamo d'attacco. Forse il problema di avere una difesa abbastanza scarsa porta anche a prendere 13 gol in 11 partite e a fare 4 sconfitte, no? Sì, ma è anche vero che comunque la difesa scarsa purtroppo ce l'hai, perché basta, l'hai venuto fuori un mese e mezzo perché certo. È fortunato, Marchetti è rientrato da qualche partita, Ventiletti comunque era l'unico veramente centrale buono e con lui non avevamo preso nemmeno un gol da statistica con De Frey. Radu anche si è sfortunato, ha giocato poche partite, fortunatamente c'era Braveheart, però la Lazio non ha mai potuto schierare la formazione titolare, perché con la formazione titolare in difesa, qualche gol in meno l'avremmo preso sicuramente. Guarda Empoli hai preso due gol che se vai in interregionale è difficile vederli, è difficile. E io non darei ovviamente questo tipo di informazione magari sulla errata sulla difesa, aspettare qualche tempo. L'attacco invece funziona,
l'attacco funziona, perché Lazio mi sembra che attualmente sia il secondo miglior attacco della Serie A, e perciò ecco, la Lazio è una squadra offensiva, e anche se in questa squadra offensiva gli è mancato anche Keita. E fortunatamente abbiamo trovato invece un Giorgio e c'è un Cruze che segnano con regolarità. Però la Lazio la vorrei vedere tra qualche tempo, quando inizia a rubare, inizia a macinare, perché nel momento ancora non abbiamo visto la vera Lazio, Max, ancora manca qualcosa. E se a gennaio arriva un bel difensore centrale, secondo me faremo un bel campionato, secondo me anche sarà un campionato interessante. Non dico Champions, però un bel posto in Europa League non ce lo toglie nessuno. Sì, può essere questa cosa. Va bene Federico, vai l'ultima domanda per Riccardo su questa partita, anche sì, in chiave magari juventina. Sì, infatti guarda, io mi sposto anche un po' in casa Juve, ma a parte che tanto ti faccio le prime dichiarazioni, sono quelle di Brocchi, che tu ben conosci, Cristian Brocchi come me, perché comunque ha militato sia nell'Inter che nella Lazio e anche nel Milan. Però comunque ha detto la Lazio deve dare una svolta al campionato, quindi l'ha detto al Lazio Star Radio, che sarà comunque una gara importantissima. La Lazio sta dimostrando di avere qualità e vincere vorrebbe dire dare un segnale forte al proprio campionato. Sarà una partita davvero stimolante, ma ecco che mi allaccio appunto al discorso della Juventus, perché dice: se dovesse star fuori Vidal sarebbe un'assenza importante per loro, ma non è che gli altri tre siano da meno. Quindi la domanda che ti faccio, intanto c'è una sorpresona che dopo diciamo, la domanda che ti faccio è: chi temi di più in questo centrocampo juventino? Perché diciamo che ci sono nomi importanti come Pogba, appunto lo stesso Vidal, ma anche comunque Pereira, insomma, secondo te chi è il giocatore, o anche non ho lasciato fuori, ma per carità, Andrea Pirlo, chi è il giocatore che potrebbe fare magari più paura e potrebbe fare male a questa Lazio? Marchisio è quello che non ha detto, perché, sì, ma lo sai perché? Perché Marchisio storicamente ci ha sempre dato fastidio a noi tifosi. E è un giocatore che paradossalmente si vede poco, ma si fa sentire tanto sul campo. E perciò Marchisio secondo me è quello che ci potrà mettere più in difficoltà, e sarà l'uomo match della Juventus, sarà l'uomo match, almeno per la mia modesta opinione. Gli altri ovviamente sarebbero quasi scontati, perché quello sappiamo le sue caratteristiche, specialmente su punizione. Pogba ormai non è più una scoperta, ma è un campione affermato. E poi, come ti ripeto, là davanti hanno dei giocatori che onestamente fanno paura. A me mi piace tantissimo Morata. Io penso che Morata nei prossimi anni diventerà uno degli attaccanti più forti al mondo, perché ha tutto, ha il dribbling, ha proprio la fitezza sotto porta, colpo di testa, tecnicamente è un mostro, mi piace tantissimo. Tevez è fantastico come giocatore. Io penso, io sono innamoratissimo di Carlos Tevez, e ti può far male in qualsiasi momento. Mi lascia qualche dubbio un Padoin sulla sinistra. Ecco, forse lì forse la Lazio potrebbe spingere un pochettino, perché sai il conto che ci mette Samoa, che è un po' più duro, un po' più acido, in conto che ci mette Padoin. Però poi la Juve complessivamente è una bella squadra, veramente una bella squadra. Sì, sì, infatti poi ecco l'attacco, l'hai detto tutto tu, perché io l'attacco della Juventus per carità non l'ho proprio nominato, perché comunque Tevez, Llorente, solo questi due fanno paura solo a sentirli, e poi Morata che è in grandissima forma, l'ho dimostrato, però io penso come te, come dicevate con Davide, anch'io penso in tanti gol sicuramente, ma soprattutto in un pareggio, perché penso che comunque sia
un risultato, non dico annunciato, ma non è niente di annunciato nel mondo del calcio, però comunque ci sta. Mi trovi d'accordo. Va bene, Riccardo, noi ti salutiamo, ti auguriamo un buon venerdì sera, un buon weekend, ci sentiamo, ricordiamo, lunedì alle ore 21 per il Nido delle Aquile, qui su RadioRomaFutura.it, e ovviamente insieme al famoso trio con Gianfranco Desideri e Marco Misseri, no? Sì, sì, il nuovo quiz Gianfranco Desideri, veramente molto molto bravo e tecnico, e abbiamo fatto una scommessa con Marco, che tra poco, tra qualche tempo, supererà Don Alberto Polinori, il conduttore di Dialogando con il Latinoamericano, per il fatto della programmazione, perché veramente quando si presenta in studio con 3.000 fogli e 3.000 statistiche, forse tra qualche tempo lo supererà, lo supererà. Va bene, va bene. Ragazzi, buona serata, buona serata a tutti, buona trasmissione, niente, ci vediamo lunedì sera con il Nido delle Aquile. Buon weekend a tutti. Ok, ciao Riccardo, ciao ciao. Ciao Riccardo. Bene, 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 abbiamo terminato il collegamento con Riccardo Vagnelli, poi ci abbiamo una sorpresa in studio, ci è venuto a trovare, però lo sentiamo dopo. Sì, 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 la sorpresa. Esattamente, io direi di andare nella pausa perché insomma abbiamo parlato molto, più che altro ha parlato molto Riccardo Vagnarelli, così ci riposiamo anche noi un po' e poi affrontiamo, apriamo questo grande tema su il derby della Madonnina, Milan-Inter, il Mancio che torna a Milano, non riesce a trovare un secondo, proposte a destra manca, dopo Adani anche Puyol dice no. Esordirà con Salzano e Lombardo in panchina, Nuciari scusa in panchina, neanche Nando Orsi, quindi no, sta vedendo se richiamare Nando Orsi oppure no, sta di fatto che insomma ecco, ci sono tanti temi che si collegano alla cosa dell'Inter, poi si collegano anche alla polemica di Messi che è il Barça, la situazione, e poi chiudiamo con i campionati esteri e poi vediamo se riusciamo a contattare, a trovare Davide Di Cosmo per sapere, e secondo lui anche la quotazione, chi si potrebbe giocare tra Milan e Inter, Federico. Questa è veramente una bella insomma gatta da pelare per il nostro David, perché è una partita delicatissima, i derby sono sempre derby, quindi è 1x2 secondo me. 1x2, va bene, allora andiamo nella pausa musicale e rientriamo subito dopo. Time.